Un macchinario nuovo di zecca è arrivato questa mattina a Borgo Trento. Si tratta di un ventilatore da trasporto per il neonato critico ed è fondamentale per trasferire i piccoli da un reparto all'altro, calibrando i volumi d'ossigeno sulle caratteristiche del paziente in maniera perfetta. Fino ad oggi era stato utilizzato un ventilatore manuale. La nuova dotazione è costata 13.000 euro, un regalo donato al reparto dell'Ospedale della Donna e del Bambino dall'associazione Quattro Chiacchiere. La realtà ha promosso diverse iniziative per raccogliere i fondi necessari all'acquisto. Una parte del ricavato andrà ora anche per l'avvio di corsi di formazione per il personale sanitario, in modo che sia garantito alle famiglie, soprattutto ai bambini ricoverati in condizione di criticità, il sostegno e l'assistenza migliore.